Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Sport Paper TV. Oggi dovrebbe essere, come da calendario, il Blue Monday, il giorno più triste di tutto l'anno. Io ad occhio e croce sento un sacco di sensazioni qui in studio, anche per quanto riguarda gli arbitri. A me non sembra che qualcuno mai sia andato a criticare dei chiari errori come quelli di cui stavi parlando tu, no? In campo si è sempre tentato. Torniamo in studio, il primo blocco è andato, parlando del VAR, che non era, possiamo dirlo, neanche scaletta, argomento così a ruota libera, passano i minuti e ci piace così. Andiamo un po' a parlare di campo, di questa classifica che poi per quanto riguarda il primo e il secondo posto non vede strano mai discusso e dibattuto così tanto come in questi giorni, anzi in questi anni, con i tifosi di Certo. squadra, compresi i tifosi che ci guardano da Sì. sempre dall'alto, che guardano la Roma sempre dall'alto, che dovrebbero completamente ignorare la piazza giallorossa. Certo. Quindi è inutile negare che Mourinho sposti gli equilibri a tiri e calamiti tantissime attenzioni. Insomma, come si dice, bene o male, l'importante è che se ne parli, che sicuramente era stato uno dei principali protagonisti dell'Inter, che è finita in finale di Champions League. Simone Inzaghi lo preferisce a Romelu Lukaku, così vogliamo dire. Ho capito un pochino il disappunto di Romelu Lukaku, sapendo che Edin Dzeko non avrebbe fatto parte del futuro dell'Inter. Magari Inzaghi poteva avere anche un occhio di riguardo per il futuro prossimo di quella squadra, no? E Romelu Lukaku sappiamo tutti che era in formazione fino a poco prima dell'ingresso in campo, quindi ci sta anche per un soggetto come Romelu. Fatto sta che c'era una votazione, i Best FIFA Awards 2023, che prevedevano anche la votazione del miglior allenatore 2023. Romelu Lukaku ha votato nell'ordine per Guardiola, per Xavi e per Spalletti, tirando fuori appunto Simone Inzaghi dalla sua votazione. Si è vendicato Romelu Lukaku, la Roma può mettere bocca. Quindi può intercedere, Esatto. può chiedere, insomma, oltre alla clausola può variare la cifra che si chiede. Sembrava esserci l'interesse del Newcastle, di qualcun altro da parte della Premier, no, si paga la clausola e basta. Ma sopra, se andiamo a guardare una media della disponibilità di Paolo Dybala, è molto molto bassa. Gli infortuni lo minano, probabilmente è un giocatore che ha una scarsa resistenza al dolore. Molto. Sarà forse, mi riservo di dire forse, a disposizione contro un Hellas Verona decimato che ha perso anche Faraoni perché è stato ceduto, però anche la Roma arriva abbastanza sguarnita, ancora di più, stava già con una pubalgia molto evidente che ha manifestato un ulteriore fastidio fisico. Prossima giornata di campionato sarà comunque molto molto interessante, di mezzo ci sarà, lo dicevamo, anche la Supercoppa che vedrà impegnati, fa parte di tutti noi. E ovviamente anche l'Atalanta agguanta il quinto posto e supera anche la Lazio, quindi l'Atalanta che si porta con 33 punti al quinto posto in questo campionato. Arriverà ovviamente anche la seconda giornata di questo girone di ritorno, tutto potrebbe cambiare. La Roma avrà davanti comunque delle gare apparentemente facili, che non sono i fretti nonostante siano abbastanza abbienti, ma debbano ancora fare i conti con un self-man agreement che è da rispettare perché ci sono squadre in Premier che non lo hanno firmato, non l'hanno rispettato, edizione europea, e insomma le conseguenze ci sarebbero state se la Roma non avesse firmato per questi Eh sì. paletti. Tornerà a brillare, adesso si stringono i denti, sarà un Napoli che magari hai visto mai vincerà la Supercoppa, va bene, un trofeo, sarà un Inter che si cucirà il tricolore sul petto, uno degli sport più amati a livello mondiale. Ci vediamo sempre qui sul canale 14 con Sport Paper TV lunedì prossimo alle ore 21:30 e fino alle ore 23. Mi raccomando, segnatevelo, è un promemoria importante. Vi aspetto, buonanotte e grazie a tutti.